Partire da una considerazione extra pallacanestro, voglio fare i complimenti al nostro pubblico perché quello che ho visto stasera è qualcosa di meraviglioso. Ho sempre detto che dovevamo meritarcelo, vuol dire che qualcosa di buono l'abbiamo fatto. Questo ovviamente non è un de profundis, noi andremo a giocarci gara 5 per vincere. Non abbiamo approcciato la partita come avremmo dovuto, ci siamo disuniti cercando di vincere questa partita da singoli e noi non possiamo pensare di vincere contro nessuno, benché meno contro Milano giocando da singoli, noi siamo una squadra e quello che abbiamo fatto è ci siamo andati su 2-1 perché abbiamo giocato da squadra. Questa sera per larga parte del primo tempo questo ce lo siamo dimenticati e ci è costato carissimo prezzo, ovviamente, perché poi la nostra squadra è una squadra che una volta che è coinvolta in attacco e tutti fanno parte del sistema, si accende anche difensivamente. Nel primo tempo, onestamente, non siamo stati, soprattutto nel primo quarto, all'altezza della prestazione che serviva oggi per ripetersi. Detto questo, io sono certo che la squadra abbia imparato la lezione. Abbiamo venduto carissimo la pelle anche oggi. Io penso che in termini di impegno non abbia assolutamente nulla da recriminare, ragazzi. Questa notte, se riuscirò a dormire, mi sognerò i lay-up che abbiamo lasciato per strada. Loro hanno fatto la partita che ci aspettavamo, come in gara 2, una partita solida, avevano le spalle al muro, hanno trovato dei grandi canestri per il talento che hanno e quindi però noi abbiamo sbagliato troppo, ma ripeto, quello che secondo me in assoluto ci ha condannato, vedendo che poi anche oggi abbiamo raccolto 15 rimbalzi offensivi, abbiamo prodotto 20 assist alla fine, abbiamo fatto solo 7 palle perse con una squadra che è stata molto aggressiva. Io penso che abbiamo pagato a carissimo prezzo il pensare di risolverla da soli, quindi abbiamo avuto un approccio, un impatto alla partita che chiaramente ha indirizzato la partita, ci ha visto sempre di rincorsa, però una rincorsa molto generosa, soprattutto quando abbiamo capito che appunto giocando assieme potevamo girarla. È chiaro che qualche tiro che avrebbe potuto dare la spallata definitiva all'inerzia non è entrato e lì loro sono stati bravi un po' a ripartire. Il secondo rammarico è chiaramente sul meno 5, che abbiamo fatto tre attacchi tornando alla modalità kamikaze del primo quarto e loro hanno riportato e sono andati a più 12 in men che non si dica, perché chiaramente è giusto che una squadra del loro talento e della loro qualità punisca i nostri errori. Lo dico, lo ripeto, vi guardo in faccia e ho guardato in faccia la mia squadra. Noi domenica andiamo a giocarcela. Avevamo due match point, ce n'è un altro, noi andiamo a giocarcela. Adesso è una secca. Abbiamo già vinto a Milano, possiamo vincere ancora a Milano, sappiamo cosa dobbiamo fare a vincere a Milano. Domenica chi sarà più bravo andrà avanti. Quindi, ok, la prima è andata, mi dispiace perché chiaramente vincere davanti a questo pubblico sarebbe stato qualcosa di incredibile. Non siamo stati bravi abbastanza per meritarlo, andiamo a giocarci la nostra seconda chance a Milano domenica. Prego ragazzi. Vabbè, già hai risposto, anche io l'avevo preparato, ti ho visto uscire dal campo e hai detto alla curva ci siamo ancora, non è finita, l'hai detto più volte, quindi sostanzialmente però già mi hai risposto, quindi dici tu. No, ti volevo dire, se pensi comunque stasera la differenza fatta l'intensità che hanno messo soprattutto in difesa, che non so se sei d'accordo, se noi abbiamo la stessa la capacità di poter replicare la prestazione di 2 giorni fa, questa quella di intensità. Giovanni, io penso veramente, lo ripeto perché è quello che penso ed è esattamente quello che ho detto anche ai ragazzi. Questa squadra ha fatto vedere che quando gioca assieme, chiaramente poi si crea qualcosa di magico per cui diventiamo molto solidi anche difensivamente. Quindi io non sono preoccupato che in termini di energia noi non siamo in grado di riprodurre quello che abbiamo fatto in gara 3. Io sono certo che se abbiamo capito la lezione, il giocare slegati in attacco poi ci toglie energia anche difensivamente. Quindi io sono certo che i ragazzi abbiano assolutamente, metteranno tutto quello che hanno, che sia uno, che sia 10, che sia 100, metteranno tutto. Non sono preoccupato, cioè l'energia arriva da come abbiamo attaccato. Tutti gli allenatori dicono l'energia si prende in difesa. No, i giocatori prendono energia se attaccano e quindi siamo
gli individualismi del primo quarto, che non erano egoismo, era forse anche un po' prenditi tu questa responsabilità, però ci hanno tolto energia difensivamente. Questo l'abbiamo pagato a caro prezzo. È chiaro che se ti devo dire concediamo un rimbalzo offensivo nel quarto quarto, quindi ancora siamo vivi. Se io avessi visto la squadra crollare, se io avessi visto che sul meno 16 a 2 minuti e mezzo dalla fine, dove ho fatto dei cambi, la squadra avesse continuato, fosse rimasta lì. Invece ci ha provato fino alla fine, non molliamo. Il nuovo DNA di questa squadra è che non si molla e noi non molliamo. Ne abbiamo persa una, abbiamo un'altra chance, ce la giocheremo alla morte. Non è un De Profundis, noi siamo ancora qui. Sì, coach, vorrei chiederti, con Pianigena hai detto l'unico James che giocherà domenica è Nannali. Tu conti di recuperare Caleb Green, posto che abbiamo visto che hanno col tutore, quindi diciamo se immaginate c'è difficilmente ce la fa. Non è mai pretattica, onestamente no, è finita la pretattica. Vedremo se riusciamo a recuperarli. Chi ne avrà scenderà in campo. Ho dato 19 minuti a un ragazzo che era 6 mesi che non giocava e ha subito un intervento chirurgico e ha provato a fare la sua parte prendendo anche 7 rimbalzi. Quindi io questi ragazzi veramente non ho niente da dire. Questi ragazzi ce la mettono tutta. Dal punto di vista medico abbiamo un altro giorno per provare a recuperarli e domenica chi sarà disponibile proverà a fare del suo meglio come abbiamo sempre fatto. Al di là di tutto senti un po', diciamo, c'è meno pressione rispetto a questo match point, diciamo, ora la pressione può essere tutta su Milano, diciamo che Carino torna ad essere l'outsider di questa serie. Diciamo che se oggi abbiamo dimostrato che forse l'abbiamo sentita questa pressione, avendo chiaramente la possibilità di chiuderla in casa, dovremmo essere un po' più leggeri chiaramente andando a giocare là. Ripeto, la lezione che ci portiamo via da questa sera è che da soli non si vince e quindi sono certo che approcceremo una partita di squadra domenica e poi chi sarà più bravo andrà avanti. Coach, probabilmente sotto i tabelloni sarà decisivo in gara 1 col duo Young e Diaye, abbiamo sovrastato Tarzeschi e compagni. Purtroppo la sfortuna ci ha tolto questi due giocatori, probabilmente pure gara 5 potrebbe lei inventarsi qualcosa, visto che queste gare si vincono diciamo sui dettagli. Certamente i dettagli possono fare la differenza. Non l'ho fatto mai, non comincio a farlo stasera, a parlare di chi non c'è. Parlo di chi c'è perché chi c'è merita tutto il mio rispetto e merita tutto l'attenzione di tutti. Quindi non comincio stasera a piangermi addosso su chi non ci sarà. L'abbiamo fatto negli ultimi 2 mesi, non cambio certo politica questa sera. Troveremo il modo di disinnescare le cose che non hanno funzionato stasera difensivamente, ma ripeto, nella mia testa in questo momento la scarsa energia difensiva è assolutamente da ricollegare al fatto che abbiamo giocato slegati in attacco per lunga parte del primo quarto e un po' del secondo anche. E purtroppo anche in quei 3 minuti dove avremmo potuto veramente girare l'inerzia, quando siamo tornati a meno 5, lì siamo tornati a pensare di risolverla da soli e ci siamo rincastrati con le nostre mani. Quindi questa è l'unica cosa adesso su cui devo ragionare, su cui devo portare la squadra a tornare a fare 40 minuti di gioco di squadra. E poi chi ci sarà darà tutto se stesso e ritorno a quello che è il mio mantra. Noi non dobbiamo uscire dal campo con rimpianti. Questa squadra adesso merita solo rispetto, chi gioca dal suo massimo. Quindi sono sereno su questo, andiamo avanti tranquillamente. Se non ci sono altre domande, ok, grazie mille. Grazie, buonasera.